labbra, occhi spaccati, orecchie e naso assenti. Non c'è lenzuola, non c'è coperta, non c'è piumone, non c'è cuscino che possa arrestare il freddo che dalle ossa ogni giorno di più passa alla carne. Parte dalla spina dorsale, la parte più vicina ai polmoni, e da lì si espande, ma il cuore per il momento sa ancora difendersi. Le dita dei piedi e delle mani sembrano spezzarsi, le braccia e le gambe diventano sempre più duri. Il petto è frastagliato, le spalle ormai sono uno scudo. Ma perché resiste ancora? Perché non diventa freddo? Perché? Non ho più le armi per ascoltarlo, ma posso solo percepirlo. Per quanto? Un'altra notte, solo un'altra, per ricordare quel calore, anche se finto, ma profondamente avvolgente. Quella luce, anche se fine, ma di un bianco accecante. Quella voce, devastante, ma vera.